botta e a tutti ciurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo avuto la incredibile direi sfortuna di ritrovarci faccia a faccia col mostro del quadro. Adesso non ci resta che andare a trovare un certo signore di cui adesso non ricordo il cognome, scusatemi, che lavora in una sorta di libreria, mi sembra, per cui andiamo a continuare. L'errante si è rivelato essere molto più che una semplice opera di Sarah Hawkins, dato che un'enorme creatura è fuoriuscita lanciandosi all'attacco di Ed. Dopo un duro scontro, l'investigatore è riuscito a rispedirla nel dipinto, duro scontro. In seguito ha scoperto che il pugnale usato per respingere la creatura era stato venduto a Sanders da un certo Algernon Drake, proprietario della libreria senza nome. Ed decide di fare una visita. Ok, di cognome non ci possiamo sbagliare ragazzi, perché lo stesso cognome è di Nathan Drake, che noi conosciamo tutti benissimo per Uncharted. Oddio, che cos'è? Sangue? Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, non ci dà manco il tempo ad arrivare. Io questo Algernon Drake lo volevo conoscere, eh? Ah no, era spaccato il vetro, ok, mi era sembrata una macchia di sangue, però c'è un po' di sangue là intorno, sì. Qualcuno si è fatto male per entrare furtivamente qui dentro. Perfetto, non ci resta che ispezionare la libreria. Io spero che ci sia il libraio, perché lo voglio a tutti i costi conoscere. Ah, qua c'è il diario della moglie del pastore, volume 4. Mi è stato consigliato comunque di prestare attenzione anche ai libri che il gioco ci permette di scegliere se leggere o no, perché questi, insomma, la lettura di questi ultimi potrebbe andare ad intaccare come si dice, la salute mentale di Ed. Work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Certo, l'interpretazione dei sogni, e chi non la conosce? Ah, abbiamo fatto pure dei progressi in medicina, ma che meraviglia! Allora, questo posto, secondo me, ha tanto, tanto da raccontare, è davvero, direi, molto particolare. Questi sono disegni di Leonardo da Vinci, se non sbaglio. Serie Darkwater, volume 4, perfetto. Ah, oh, ho guadagnato pure un trofeo, addirittura. Vediamo ragazzi se abbiamo dei punti. Ok, personaggio, soltanto due. Direi di darne uno all'investigazione. Abbiamo raggiunto il livello 4. E di darne uno all'eloquenza, visto che è rimasto un po' indietro. Ancora? Eeeh! Oggi è la giornata dei trofei, signore e signori. Che meraviglia. Benissimo. Non c'è altro da trovare qui. Ah, l'olio per la nostra meravigliosa lanterna. Non ci facciamo sfuggire niente, ragazzi, perché serie Darkwater. Non voglio perdermi nessun dettaglio di questo triste e inquietante luogo. Allora, qua non c'è niente. Qua sembrerebbe esserci niente. Ehi! C'è qualcuno là? Ah, qui? Possiamo scegliere se leggere il libro. Se non so che libro è, come faccio a sapere se lo voglio leggere? Dire, ecco, ciò influirà sul tuo destino, perché adesso ragazzi... Cioè, a sto punto mi avete messo la pulce nell'orecchio, capite? Che vi voglio dire... Non me la sento a questo punto di rischiare di far impazzire ancora di più il nostro Ed. What happened here? La cui salute mentale non sembrerebbe essere messa troppo bene, per cui investighiamo qua. Let's start over. Where did they break in from? È entrato proprio da qui. Blood. Seems like amateur work. Beh, direi di sì. Cioè, chi è che rompe un vetro con l'intento di farsi male? Comunque, è riuscito ad aprire la porta. Qua ci sono pure delle goccioline di sangue, che però si fermano lì. Qua c'è qualcosa. Attenzione. Someone tall left this footprint. A man, probably. Ah, una persona alta, l'avrà capito dalla grandezza del piede, suppongo, perché è ovvio che magari una persona non troppo alta non c'ha un piedone. Oh mio Dio, qua. This burglar seems to be rather clumsy. Ma non è un ladro professional. Questo è chiarissimo. Vediamo se c'è dell'altro qua. Qua sembrerebbe di no. Di qua nemmeno, per cui mi sa che non ci resta che andare qua dietro.
Che... Oh! Attenzione, attenzione! Perché qua ci sono ben tre indizi da scovare. What killed all these animals? Oh! Non ci ho fatto caso che erano scarafaggi, che schifo! What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Un idiota, what happened that made the burglar flee before finishing his work? Qualcosa di strano, di pauroso. What the... Charles Hawkins? Oh, è Charles Hawkins, ragazzi! Lui in versione polipesca! What's happening to Hawkins? E chi lo sa? Qua c'era Sarah Hawkins col nostro caro libraio. What cosa sort stavano of power nascondendo? Did Sarah Hawkins' painting possess? Lo vorremmo sapere tutti, qua si va di male in peggio. Oh, Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Beh sì, questo è più che chiaro, direi. Ma cosa? E il libraio? Greg put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Certo, certo. Mamma mia. E che è sto libro? Il libro dei morti? Che roba è? Allora ragazzi, qua è c'è stata una moria di topi, insetti, scarafaggi e chi più ne ha più ne metta. E qua bisogna inserire un codice. Un codice che attualmente non conosciamo. Ah, però possiamo ispezionare un po' in giro. Perfetto. Anatomia. Qua che cosa abbiamo? Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Ah, perfetto. Allora è tipo una caccia al tesoro. Se qualcuno trovasse queste memorie, sono sicuro che finirei nei guai. La mia unica speranza è che il mio corpo e le mie ossa siano ancora all'interno di questo piano della realtà, così che vengano recuperate e cremate. L'urna funeraria deve essere consegnata alla mia cara madre se sarà ancora viva. Il messaggio che segue è di importanza fondamentale. Chiunque legga queste righe sia dotato di un acume pari al mio, può sperare di ottenere i miei averi più preziosi. Si trovano nella mia cassaforte. Gli indizi per scoprire la combinazione sono celati all'interno di tre cilindri, ognuno nascosto dove la vita e lo studio si uniscono nel mondo greco. What the fuck? Ogni cilindro è numerato, anche se, come diceva il grande autore, l'ordine è il piacere della ragione, ma il disordine è la delizia dell'immaginazione. Devo ammettere che, nonostante preferisca il disordine organizzato, di solito la ragione vince sempre alla fine. Se per caso una persona, o meglio un genio, guardasse il mio intelletto, era molto umile questo tizio, e trovasse la combinazione della cassaforte, gli chiederei di lasciare il contenuto in custodia al professore Armitage della Miskatonic University, mio amico e collega. Ebbene, all'interno bla 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 bla, ma anche un'arma che è troppo pericolosa perfino nelle mani delle persone sbagliate. Spero che sarai in grado di capire il danno che questa ipotesi rappresenta e che agirei di conseguenza in ogni caso, bli bli bli. Va bene? Ok, vabbè, direi di sbirciare qua intorno e vedere cosa abbiamo. Ma infatti è possibile che tutti quanti ne prendano. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Questa chiave che porta il segno degli antichi è l'unica in grado di proteggere la tua psiche. Ha la forma di un medaglione cilindrico appeso a una catena pesante. Centinaia di anni fa al centro erano incise la stella e il ramo che contrasteranno le forze dei grandi antichi. Minchia che caldo che fa oggi, ragazzi. Tutto sembra indicare che Charles Hawkins l'abbia sottratta con la forza al suo precedente proprietario, un antiquario egiziano. Cerca di trovarlo. Vabbè, ok, cartella sulla chiave di Rlie, o come caspita si chiama. Allora ragazzi, dobbiamo trovare assolutamente sti cilindri di cui parlava questo tizio, e io mi auguro di essere in grado di trovarli, perché adesso c'è la possibilità di esaminare tutti sti libri, no? Ditemi. Arkham Editions. Never heard of them. Madre mia. How many volumes are there in this collection? Che ne Another so? Another volume by Arkham Editions. Ah. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Che ne so, perché adesso mi fa esaminare tutti Another sti libri? Volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Ok, sta roba è strana, ragazzi. Vediamo un po'. Medicina, ok. Può essere sempre utile. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Ma scusa, effettivamente... Ah, ok, ho fatto dei progressi nell'occultismo, fantastico, ma... Oh, ah, eccoli qua! Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them.
Sicuramente dovremmo ascoltarli, ma dove? C'era un grammofono qua in giro, non ci ho fatto caso, eccolo qua, perfetto. Allora, cilindro numero uno, direi. Red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Non è che sono frasi tipo prese da libri. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent. Ah, è quella che abbiamo visto adesso. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly volume relevant to my reading. Volume 9. I never tire of browsing through them. Ok. L'unica informazione interessante che ci ha dato è su sto volume 9. Cioè, l'unica cosa comprensibile perlomeno. Drake talked about a particular volume. Volume 2, infatti. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Sì, no, volume 6. Dove diavolo è il volume 9? Eccolo. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. E questo qua è questo di cui parlava. Però non mi fa interagire in alcun modo, raga. Non lo so, mi sa che starò qua un bel po' di tempo, ragazzi. One eternity later. Oh. The chalice of knowledge. The queen has little protection. Ah! Sì, diceva la regina bianca dai soldati neri, quindi magari c'entra la scacchiera, può essere, quindi il volume 9, la scacchiera. The queen has little protection. Quindi sarà magari 9, cioè 4 che era prima, mi sembra. Vedete che la regina è circondata da 3 pedoni neri, quindi magari sarà 4. Era il secondo quello della regina, se non sbaglio. Ah, dentro al loro divino, quel calice là, ragazzi. Quindi magari il numero di rubini che sono qua. Aspettate, mo devo capire. Allora, dovrebbero essere 5, ragazzi. Quindi 5, 4, 9. Può essere. Spero di aver avuto una buona intuizione per una volta. Vediamo. 5, 4, 9. No. Ah! Oh, era 3, ragazzi, evidentemente era il numero dei soldati. Ok, per fortuna ce l'abbiamo fatta. E questo è il libro che Sarah Hawkins ha nascosto grazie al suo amico libraio. Caspiterina, non ti consiglierei di leggerlo a sto punto, Ed. Visto che già sei lì per impazzire, non mi sembra una lettura molto adatta. Madre mia. Tu sai leggere sta roba? Davvero? Oddio. Oh, l'occhio di Sauron! Oh mio Dio. Ed, cavolo, capitolo 8, siamo di nuovo a Riverside Institute. Nella libreria senza nome, Ed ha trovato tracce di un tentativo di furto, in cui il responsabile ha poi scoperto essere Charles Hawkins. In seguito, Ed ha aperto la cassaforte del libraio per capire cosa avessero nascosto lui e Sarah Hawkins. Un libro rilegato in pelle umana, cavolo, che esercitava un'attrazione irresistibile sull'investigatore. Quando l'ha aperto, la sua mente è stata proiettata in un altro corpo. Accidenti! Ok, questo sì che colpisce, addirittura. Quindi siamo nel corpo di un'altra persona? Wow, siamo nel corpo di uno che è giusto dentro al Riverside Institute. Bella notizia! Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Caspita. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do.
I tried talking to him. He's catatonic. Ah, io direi di esaminarlo. Very well. I'll examine him. Visto che ci siamo. Ok, ragazzi, vi rendete conto che siamo nel corpo della dottoressa? Allora, a livello direi di vedere prima qua. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, Madonna santo. Madonna, che c'ha sto tizio? Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Ah, wow, interessante. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch. Slightly interessante. Sticky. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Oh. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Da tutte queste cose, però direi che la cosa che più mi ha colpito è che sembrerebbe avere qualche corpo estraneo all'interno. Did you examine his abdomen? It seems there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. Mm-hmm. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. Sto dicendo che non è quello. I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. C'è qualcosa che non va. Ok, abbiamo tempo anche di dire queste altre cose. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem Oddio. Like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Certo, tocca a me, no? I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. Ah, quindi non and è servito he won't a niente. Believe me, but when we bathed him earlier, he seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Il suo corpo sta mutando, oh mio Dio! I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. Che è un pesce, che è? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? No, semmai lei cosa sta facendo. How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Lo sta trasformando in un mostro, dottore. I've seen suction cups on his fingers. His falling body temperature. His dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps. This amuses you.
your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. Ah, certo. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Ah, certo. È una minaccia, che cos'è? Was that a threat? Infatti. What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Le cartelle cliniche, probabilmente. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Lo spero. Spero che questa tizia non mi tradisca, ragazzi. Comunque, incredibile sta roba, davvero. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Vabbè, ok, questa situazione comunque, ragazzi, è davvero molto, molto interessante, nel senso che, cioè, adesso stiamo impersonando la dottoressa e quindi abbiamo la possibilità pure di vedere cosa succede qui all'interno. Like half the island. Dovremmo vedere dov'è l'ufficio di questo signore. La cosa interessante è che qui possiamo andare tranquillamente in sì. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Scusate. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Ma di che sta parlando, scusi, ne? Cioè, direi che questa cosa comunque è molto Elizabeth? Curiosa, eh? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. Oh. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Si faccia forza, signorina, forza. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Ok, io sono entrata così a petto in fuori perché pensavo stesse parlando di noi. Comunque, è interessante perché qua noi, ragazzi, possiamo andare tranquillamente in giro senza doverci per forza nascondere, capite che vi voglio dire? Questo posto è enorme, mi chiedo dove diavolo sarà l'ufficio. Eccolo qua. Let's hope I can go through the administration office. Ok, proviamo a fare il giro. Ah, the operating room is never accessible after an operation. Ah, e allora da dove diavolo dovrei passare? Proviamo da qua. Ok. Wait a minute. Where do you think you're going? Oh! Ti calmi, zia. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Mm-hmm. Ok, ragazzi, non si può passare se c'è questa rompipalle in mezzo ai piedi, per cui qua ci dice distrai Donovan, interrompi la fornitura d'acqua. Mi chiedo come dovrebbe essere possibile fare una cosa del genere. One eternity later. Oh oh, magari è qui il nostro. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Dove la recupererò mai la chiave, dico io. Magari this man, qua intorno. Edward Pierce. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Boh, non c'è la chiave, ragazzi, non c'è. Chissà mai perché. Dr. Tu ne sai qualcosa? We need you at once in dormitory B. Dov'è la chiave, scusa? Do you know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place?
but she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. Chi è Betty adesso? But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the plumbing. D'accordo, sto I'll tend to it. Don't worry. Sì, certo. Devo capire adesso chi è Betty. Sarà questa qua? Please. The fewer interruptions there are, the faster I'll... No, non è lei. Dr. Colden. No, non è lei. Those basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Ok, non è questa la Betty che stiamo cercando. Dove diavolo sarà, mi chiedo io. Aha! Eccola qua. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Certamente. Adesso devo sperare di riuscire a ritrovare la sala caldaie. Eccoci qua, tac. Perfetto, possiamo quasi creare un diversivo. Vediamo un po' cosa fare. Ah, siamo a posto. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Che di sicuro non è qui dentro. Ovviamente, accidenti. One eternity later. Oh, un bagno. Ah, ecco quello che ci serve. Ma guarda un po'. Cioè, ma perché dovrebbe essere dentro un bagno un attrezzo del genere? No, sul serio, parliamone, ragazzi. Vabbè, dai, ce lo facciamo andare giù lo stesso. Ecco fatto. Tac, adesso sì, proprio liscio come l'olio. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Ok. Abbiamo interrotto finalmente il servizio dell'acqua, diciamo così, per cui non ci resta che fiondarci verso l'ufficio di Fuller, sempre che io riesca a trovarlo di nuovo. Eccoci qua. Signora Donovan! I have little time for you, doctor. You'll find... Torna da Elizabeth. Ok. Dobbiamo tornare prima da sta poveretta che era già comunque mezza disperata. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. Uh-oh. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Vada, vada, non cincischi, vada! Perfetto, ragazzi, sta andando dalla Donovan e questa scusa ci permetterà di entrare finalmente nell'ufficio di Fuller. Eccola là. Adesso litigheranno, quella la massacrerà e io posso entrare qui, finalmente. The missing files must be hidden here. Vediamo un po' dove saranno, dove saranno. Something is wrong with these masts. Aha. It's some sort of puzzle. Aspetta, allora. No, devono essere al contrario. Così, così, ok. I've unlocked something. Perfetto. Intervista di Sarah Hawkins. Patient files. I was right. Attenzione, attenzione. Ispezioniamo il suo ufficio, per l'amore del cielo, prima che qualcuno ci scopra. Non mi fa aprire assolutamente niente qui, ragazzi, niente. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Ah, quando si è sentito male al vedere il quadro, in pratica, sì, ma addirittura a strapparsi gli occhi. Mi sembra un po' esagerato, effettivamente. Session number 17. Ok, era in cura. Era in cura da lui. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Cioè, praticamente, tipo il genio e la follia dell'artista, in pratica. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Che ne so, ce l'aveva in cura, quello che sta lì. I presumed that her blood was the key, but I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Non è una cosa che è nel sangue, genio. Ok.
The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Ah, Madonna, ok, quindi lei diciamo che subiva. James came. Irate that Charles was keeping secrets from him. Che cosa gli doveva dire? He will try to break into the basement sooner or later. Ok, che cosa avrebbe mai dovuto dirgli? Hawkins, Fitzroy and Fuller. What is the connection between these three? Interessante. That I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. Oh, Gesù. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Ah, li ha nascosti gli effetti personali, eh? Stronzo? Ok. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Ok, lasciamo lo scenario. Molte volte, ragazzi, ho lasciato qualche indizio indietro. I must go back to the basement. Qua c'è qualcosa che posso trovare. Ah no, è finita. Ho lasciato qualche indizio indietro, in pratica. Va bene, ragazzi, allora... direi che per oggi può bastare così. Non abbiamo visto granché, effettivamente. Però il tempo a mia disposizione per oggi è finito. La prossima volta dovremo andare nel reparto di psichiatria e scoprire cosa c'è dietro tutta questa storia del dottor Fuller e Sarah Hawkins. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!